Per prima cosa, indossare i guanti monouso. Come indossare correttamente la mascherina chirurgica? Dapprima individuare con il tatto il bordo con lo stringinaso, quello più rigido. Aprire la mascherina nella sua parte centrale. Afferrare gli elastici con entrambe le mani. Appoggiare la mascherina al volto. Fissare gli elastici dietro le orecchie. Adattare bene la mascherina al volto. Modellare lo stringinaso con entrambe le mani. Al termine delle procedure, rimuovere i guanti afferrando l'esterno del polsino di un guanto e tirarlo via rovesciandolo. Sfilate il secondo guanto e, senza toccarne la superficie esterna, rovesciate il secondo guanto sul primo mentre lo si sfila e gettateli in un sacchetto. Togliere la mascherina mantenendola per gli elastici e gettarla nel sacchetto. Richiudere il sacchetto e smaltire nei rifiuti indifferenziati. Eseguire l'igiene delle mani con acqua e sapone o gel igienizzante. E questo è il tutorial diffuso dal Comune dell'Aquila in collaborazione con la Polizia di Stato su come prevenire il contagio da coronavirus. Le mascherine vanno a ruba, ma non tutti le indossano correttamente. In ogni caso, coprirsi il volto è un modo di proteggere le persone intorno a noi, piuttosto che di proteggere se stessi. Indossandola, noi evitiamo che le goccioline di saliva che produciamo mentre parliamo arrivino alla persona che ci è vicino. Quindi è una protezione non per noi, ma per gli altri. Indossandole non andrebbero mai spostate dal momento in cui vengono indossate, quindi non toccate, non messe in basso verso il collo o in alto, alcuni le posizionano sulla testa per respirare o per riposarsi o per a volte fumare. Il modo più efficace per prevenire il contagio, però, è quello di rispettare le distanze di sicurezza e avere una corretta igiene. Lavarci le mani è la cosa più utile e che allontana il pericolo del contagio. Indossare i guanti può essere una protezione, ma lo stesso toccando con i guanti e le superfici o anche la mascherina la si può contaminare. Quindi a questo punto il vero elemento che ci può dare sicurezza è la distanza.